Edilizia Sicura, come sempre, cerca di dare un'informazione a tutto tondo, a 360 gradi, appunto, sui rischi che si corrono sui cantieri e anche sulla sicurezza, appunto, sul lavoro. In questa puntata, in particolar modo, parleremo del primo soccorso, quindi dalla chiamata al 118 a ciò che avviene sull'ambulanza. Ma prima di entrare nel vivo di questa puntata speciale, dove avremo anche in esclusiva una ripresa proprio su una simulazione di primo soccorso, una curiosità. Come mai la scritta ambulanza sul cofano del mezzo del 118 è scritta al contrario? Questo è per gli automobilisti, affinché possano leggere il nome dritto ambulanza dallo specchietto retrovisore e lasciare quindi libero il passaggio. Sono 6 persone che mimano 3 pazienti. 3 sono i pazienti sani prima dell'incidente. Gli altri 3 sono truccati con le ferite, le ustioni, per simulare la situazione dopo l'incidente, e saranno sotto l'impalcatura caduta, incastrati sotto. Come funziona quindi il 118, il numero di primo soccorso che noi chiamiamo in caso di emergenza? Allora, quando si compone il 118, risponde la centrale operativa del 118, un operatore prende la chiamata, guida l'utente in un'intervista strutturata che dura un massimo di 120 secondi, per capire dove si trova l'emergenza, che cosa è successo e come si trovano, di quanti pazienti si tratta e come sono le condizioni del paziente, sostanzialmente. Questo guida gli operatori del 118 a scegliere le risorse da inviare sul posto, quantità e qualità, perché si può partire da un'ambulanza con soccorritori a un'ambulanza con infermieri, automedica, elicottero. Quindi ci sono diversi tipi di mezzi che possono intervenire. L'equipe a bordo di ognuno di questi mezzi da chi è composta? Sull'ambulanza ammettiamo un'ambulanza base, quella che noi chiamiamo BLSD. Ci sono dei soccorritori, sono personale non sanitario, cioè non sanitario propriamente nel senso che non sono infermieri o medici, ma sono soccorritori addestrati che conoscono le manovre di base, per esempio sanno come muovere un paziente traumatizzato senza creare danni. Pronto 118, un incidente. 2 macchine mi pare o 3. No, non so. C'era un uomo per terra. No, non c'era sangue. Non mi ricordo. Ho visto anche un bambino. Fate presto, io vado a dare una mano. Poi ci sono le ambulanze con infermieri che hanno delle strumentazioni più elaborate, un pochino più sofisticate e sono in grado di compiere manovre un pochino più avanzate. Per esempio nell'arresto cardiaco possono utilizzare dei presidi per la gestione delle vie aeree, possono utilizzare un defibrillatore di un pochino più sofisticato rispetto ai defibrillatori semiautomatici che vedete nei supermercati. Poi c'è l'automedica. L'automedica ha dei presidi ancora più elaborati, quindi il medico fa delle manovre avanzate salvavita, per esempio la decompressione di un torace con uno pneumotorace iperteso in tuba, intubazione tracheale. Poi c'è l'elicottero. L'elicottero è, c'è un medico rianimatore che ha più o meno gli stessi presidi, un pochino più complessi di quelli dell'automedica, ed è in grado di eseguire interventi della massima complessità, di coordinare soprattutto anche le maxi emergenze. Saliamo a bordo di un'ambulanza per vedere che cosa c'è e come appunto si adopera il primo soccorso. Qui vediamo allora innanzitutto la lettiga, giusto? La barella per il paziente, con le cinghie per l'immobilizzazione, affinché insomma durante il trasporto non ci siano pericoli per il paziente non traumatizzato. E successivamente abbiamo tutta una serie di kit per l'immobilizzazione del paziente traumatizzato, quale barella tavola spinale. Quanti pazienti al massimo possono stare qua dentro in un'ambulanza? Barellati 2.
Eventualmente nel caso siano pazienti, quindi codici 1, pazienti non con compromissione dei parametri vitali, è possibile farli sedere cinturati con le cinture di sicurezza anche sulle poltrone. Qui abbiamo invece degli strumenti anche proprio di disinfezione, cerotti. Abbiamo tutto un materiale di primo intervento che lo si trova anche nello zaino di soccorso, però ovviamente per avere la possibilità di operare sul paziente durante il trasporto abbiamo tutta una serie di materiale per medicazioni, agocannule, siringhe, tutto il kit per le infusioni, mascherine per la somministrazione di ossigeno. Nella parte anteriore abbiamo il nostro monitor multiparametrico, serve per fare un elettrocardiogramma al paziente ed abbiamo la possibilità, grazie appunto ad un modem integrato, di trasmettere l'elettrocardiogramma all'unità di terapia intensiva coronarica. Aspiratore, fonte di ossigeno, e ventilatore, quindi in caso di presenza del medico è possibile appunto in caso di paziente intubato ventilarlo meccanicamente, di fatto quello che si fa insomma come se un paziente fosse in sala operatoria anestetizzato. Voi siete già in contatto con gli ospedali che poi ospiteranno il paziente? Sì, diciamo che il lavoro centrale importante della centrale operativa è appunto questo, fare da trade union dal territorio all'ospedale. È ovvio che se il paziente è un paziente grave traumatizzato, a prescindere dal mezzo di trasporto che lo porterà, può essere l'ambulanza, l'elicottero, e il contatto viene con l'ospedale maggiore in quanto trauma center hub di riferimento della zona. La comunicazione viene dal mezzo alla centrale operativa e tramite la centrale operativa a tutte le risorse e le necessità di cui si ha bisogno sul posto. Quali sono le procedure, diciamo, base, quindi le stesse sia per un paziente che magari ha un malore a casa sia per un infortunato sul lavoro? L'approccio base è sempre lo stesso, quindi l'approccio al paziente, ovviamente la sicurezza ambientale, questa è il primo passo, sia che siamo in casa o all'aperto. Poi l'approccio, parlare col paziente, che è già il primo dato, il paziente è cosciente se risponde, e poi andare a vedere se ci sono necessità, se fa fatica a respirare o meno, dove ha dolore, e fino a andare poi a valutare quelli che sono i segni di circolo, assenti o meno. Questo è ovvio che poi sta su tutte e due le problematiche, se traumatica che no. Il nostro modo di lavorare ormai è standardizzato in questo senso, per cui individuazione precoce di quelle che sono le cause principali dell'evento e trattamento in sinergia anche con l'equipe medica. È possibile affrontare le emergenze che possono accadere in un cantiere attraverso la formazione preventiva. Un incendio, il malore di un lavoratore magari sopra un ponteggio, sono tutte delle eventualità che, seppure casisticamente si realizzino non spessissimo, sono da tenere in debita considerazione. Una formazione preventiva e specifica aiuta i lavoratori a poter affrontare anche queste situazioni con una dimestichezza necessaria per evitare danni peggiori. Quello di cui parleremo adesso è l'emergenza sanitaria per eccellenza, ovvero l'arresto cardiaco e le manovre rianimatorie. Infatti, la patologia cardiovascolare rappresenta la prima causa di morte nella nostra società. Quello che noi dovremo fare è agire rapidamente, rispettando una catena di eventi, di azioni, di cui la prima e più importante è la chiamata sanitaria d'emergenza, ovvero comporre il 118, spiegando esattamente dove ci si trova e che cosa è successo. Il secondo anello della catena è rappresentato dalle manovre rianimatorie di base. Il terzo e il quarto anello di questa catena sono invece destinati ai soccorsi sanitari avanzati. Lo scopo di queste manovre rianimatorie non è solamente ripristinare l'attività cardiaca, ma è prevenire i danni al cervello. Infatti, il cervello è il nostro organo più sensibile e in pochi minuti il danno che può subire può diventare irreparabile. Ogni datore di lavoro ha l'obbligo di formare all'interno della propria azienda uno o più addetti all'emergenza sanitaria. E quindi oggi in realtà è un corso di aggiornamento, sono persone che hanno già svolto un corso di primo soccorso e oggi andiamo a rinfrescare quelle che sono le principali manovre salvavita, che riguardano il mondo del lavoro, ma non solo, è un patrimonio culturale che ognuno di noi dovrebbe avere per tutelare la salute dei colleghi del lavoro, ma non solo, anche delle persone che più ci stanno a cuore all'interno del nostro nucleo familiare nella vita di tutti i giorni. Quindi un tema estremamente attuale ed importante per la formazione di ogni individuo.
Io credo che per poter dare qualche chance di sopravvivenza a una persona che ha bisogno di aiuto, in realtà bisogna sapere che le funzioni vitali e le manovre salvavita si contano su un palmo della mano. Bisogna saper garantire la perfiorità delle vie aeree, saper assistere nella mancanza di respiro e quindi essere in grado di eseguire una respirazione artificiale, un massaggio cardiaco, eventualmente manovre sul arresto di emorragie e spostamenti di emergenza. Se crolla l'edificio e qualcuno mi porta fuori, sicuramente viene incontro a quelle che sono le mie esigenze del momento, ovvero mette in atto manovre per la sicurezza e quindi manovre salvavita. Queste sono di fatto semplici manovre banali alla portata di tutti, che tutti dovrebbero sapere e che tutti in un corso di formazione per l'emergenza sanitaria riescono a portare a casa. Avere qualche informazione in tal senso può spesso salvare la vita. Siamo con Mario Gagliani di fronte a un defibrillatore, uno strumento molto importante. Innanzitutto, a chi lo consigliamo? Allora, questo defibrillatore è in uso presso il nostro istituto. Noi lo consigliamo a tutte le imprese edili, il costo è molto contenuto, la manutenzione è elementare, basta controllare periodicamente che lo strumento sia efficace, efficiente, e una volta fatto questi controlli periodici, il corso di aggiornamento per rinfrescare un po' le nozioni per l'utilizzo dell'apparecchio sono di durata molto contenuta. C'era una volta l'infisso di legno, le finestre di legno, che avevano i famosi spifferi. Era uno svantaggio ovviamente, ma negli ultimi anni questo svantaggio quasi si rimpiange, perché la sostituzione spesso con infissi nuovi, moderni, perfettamente sigillati, crea un altro problema, non da poco, e cioè la ventilazione e il ricambio d'aria all'interno degli ambienti abitati. E questo non è spesso possibile, ovviamente, se la finestra non viene aperta e non c'è un sistema di ventilazione meccanizzata e forzata. E per evitare questo, spesso negli ultimi anni i produttori cominciano a creare delle micro griglie di ventilazione all'interno dell'infisso stesso, nel telaio delle ante o della finestra, o qualche volta dei sistemi di apertura limitatissimi di qualche millimetro che permettono un minimo di ventilazione e quindi di ricambio d'aria. Questo permette ovviamente di migliorare la qualità dell'ambiente e dell'aria in modo particolare, senza ovviamente andare a perdere troppo calore, quindi dispersione di calore, questo è limitatissimo, in modo da non disperdere, quindi da non sprecare energia nel riscaldamento. Ecco, che cosa sta avvenendo qui alle nostre spalle? Una simulazione? Sì, stiamo facendo una simulazione per provare quello che sarà fatto il 29 di maggio in Piazza Ottagosto e Montagnola, dove si prevede una grande manifestazione alla quale parteciperanno tutti i soggetti che hanno preso parte al progetto La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola, che prevede una serie di attività ludico-spettacolari. Una di queste, fatte in collaborazione con l'IPLE, prevede il crollo, diciamo così, di un trabattello. Qui alle mie spalle vedete un trabattello già montato. Noi simuleremo sostanzialmente una serie di attività fatte male, quindi sbagliate, e vedete, c'è una persona sopra che simulerà di lavorare col flessibile, poi ci sarà una persona sotto che sarà sotto nel momento sbagliato, nel punto sbagliato, facendo delle cose sbagliate, e una terza persona che causerà il crollo del trabattello. A quel punto rimarranno sotto, ci saranno due persone sotto, cioè una ustionata, una leggermente ferita e una sbalzata in là del trabattello. E quindi l'intervento congiunto di Vigili del Fuoco e 118 per soccorrere, quindi far vedere come si interviene in caso di infortunio grave in cantiere. Questo, vi dicevo prima, fa parte di una grande manifestazione che sarà organizzata appunto domenica 29 maggio, giornata nella quale noi vorremmo che ci fossero, oltre alle scuole, anche le famiglie, la popolazione, quindi sarà aperta a tutta la popolazione e ci saranno appunto spiegamenti di forze notevoli, Vigili del Fuoco, 118, Croce Rossa, Protezione Civile, Arma dei Carabinieri, Polizia Stradale e tanti altri.
vede che c'è una persona che è buttata fuori e agiscono su quello, un altro, altri agiscono sugli altri due, chiamano noi, lo speaker dirà adesso arrivano i pompieri perché hanno visto che c'è la necessità per agire in sicurezza. Bologna, in che via? In via del Poi 25-26. 25, si trova in un'abitazione, dove si trova? Sì, contro un palazzo. Ma cos'è successo? È cascata un'impalcatura. Ho capito, quanta gente è coinvolta, quanta gente c'era sull'impalcatura, sì? L'operatore sotto comunque a questo punto ha attivato le ambulanze, la medicalizzata e ha mandato anche la comunicazione ai vigili del fuoco perché trattandosi di un'impalcatura instabile c'è la necessità di rendere l'ambiente stabile per poter operare sui periti. Poi penso anche magari ovviamente l'invio dei mezzi è proporzionato anche al numero delle persone. Respira, respira. Hai preso una sottrazione? Sì, sì, sì. Insomma è sotto il 90. Ecco, via. Vai. Dentro. Forza. Dottore, noi carichiamo due per il maggiore. Va bene lì. Il dottore ha la frattura. Allora, acqua fisiologica. Allora gli metti un panno sterile, okay. Un po' di fisiologico, un panno sterile, okay. Fisiologica, e un, pulito e un immobilizzatore. Okay. Quindi hai il panno sterile. Prendiamo la In Iple sono in partenza i seguenti corsi. Addetto alla conduzione di carrelli elevatori, carrelli industriali semoventi, comprensivo di 12 ore più prove di verifica dal 13 aprile 2016. Aggiornamento per addetto rimozione, bonifica e smaltimento amianto, della durata di 4 ore dal 14 aprile 2016. Dal 19 aprile le linee di vita e sistemi di protezione dalle cadute sulle coperture, diviso in due corsi, installazione e progettazione. Addetto alla conduzione gru a torre, rotazione in alto e in basso, della durata di 14 ore più prove di verifica. Dal 20 aprile aggiornamento preposti alla sicurezza del settore costruzioni. Aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni. Impiantistica, regola tecnica, ospedali e ambulatori, 8 ore dal 26 aprile. Dal 27 aprile, formazione e sicurezza lavoratori del settore costruzioni, rischio alto, della durata di 16 ore. Aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 9, ambiente e amianto, l'impatto ambientale del cantiere e la rimozione di materiali pericolosi. Aggiornamento per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi preposti alla sorveglianza. Corso obbligatorio di 4 ore dal 28 aprile 2016. Dal 14 aprile Iple cambia veste sul web. Vieni a consultare il nuovo sito, ricco di novità e informazioni, www.edili.com.